faccio quello che voglio. Fabio Rovazzi ad aprire con noi la seconda ora di Nonstop News. Sono le 7:10 di questo lunedì 10 settembre. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti coloro che ci stanno seguendo su RTL 102.5, sempre in diretta 24 ore su 24. E i saluti vi arrivano da Fulvio Giuliani, Giuseppe Grenzi a Milano, raggiunti a Roma da Pierluigi Diacco. Buongiorno Piggi. Buongiorno Giusi, buongiorno Fulvio. Complimenti per la puntata di ieri, Fulvio, dell'indignato speciale. È stata tostissima. Tra l'altro le dichiarazioni di Salvini campeggiano su tutti i giornali, l'avete incalzato con Pamparana e Giacalone mica da poco, ieri mattina. È stata una puntata intensa. Ciao Pierluigi, innanzitutto una puntata, qui siamo arrivati, questo va detto, saluto Davide perché appunto c'era ieri e parleremo proprio di temi che sono stati sollevati dal nostro Giacalone. Caro Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sai Fulvio che ieri ho incontrato Davide Giacalone in treno mentre andavo verso Milano al tempo delle donne del Corriere della Sera. Una signora si è avvicinata a Davide e gli ha detto: io ti ascolto tutte le mattine, ma soprattutto mia figlia 13 anni è pazza di te. Pensa a te. Wow, che meraviglia. È un reato. Sarebbe. Ma non per il cervello che deve essere alimentato anche in giovanissima età. No, e dicevamo di ieri, al di là insomma dei temi su cui adesso andremo ad ascoltare Davide Giacalone, siamo rimasti, penso di poter parlare per Davide e Andrea, e naturalmente Luigi e Enrico che erano con noi al Social Corner, non dico sorpresi perché lo sapevamo, però impressionati dalla qualità dei messaggi arrivati imperniati su Salvini. E di questo anche parleremo inevitabilmente in rassegna stampa. L'apertura del Corriere della Sera, ci arriviamo, è sui negozi, ma a centropagina appunto Salvini tra i migranti in Libia, in migliaia verso l'Italia. E poi il Corriere scrive: Salvini, con le attuali regole, 80 anni per i rimpatri. E poi all'interno ci sono due pagine distinte sui temi trattati appunto a RTL 102.5 questa mattina dal ministro degli interni. Davide, partiamo da questi 80 anni. Sei stato proprio tu a sollevare la questione con Salvini, chiedendogli che facciamo dei 5, 6, 700 mila clandestini? Sì, perché sono settimane che andiamo avanti a botte di propaganda da una parte e dall'altra sulla questione della immigrazione, e ovviamente essendo il mattatore della materia il ministro Salvini, sono settimane che andiamo avanti pro o contro Salvini, dove peraltro prevale largamente il pro rispetto al contro. Detto ciò, ieri cosa abbiamo sostenuto e detto chiedendo al ministro degli interni? Lei stesso, arrivando al ministero degli interni, ha riconosciuto lealmente e onestamente che gli sbarchi in Italia sono crollati da un anno, quindi ad opera peraltro del predecessore, cioè di Minniti. Posto ciò, e posto che in campagna elettorale si è detto il tema è quello di rimpatriare lo stock di persone che si trovano irregolarmente in Italia, 5-600 mila quel che sono, a che punto siamo? Ed è lì che il ministro degli interni ha correttamente e sinceramente risposto: con le regole che abbiamo adesso ci mettiamo 80 anni, cioè alla faccia non lo facciamo subito, ci vogliono 80 anni. Giustamente ha preso il suo tempo, ha parlato dell'autunno entro il quale questo tema sarà affrontato e saranno presentate le ipotesi di risoluzione. Siamo qui serenamente, con calma, con assoluta attenzione alle cose reali per parlarne quando saranno presentate le soluzioni. Certo, se nel corso di queste settimane, anziché darsi alla forzannata propaganda, anche l'opposizione, voglio dire, si fosse fatta venire in mente che c'è anche questo problema, avremmo accorciato. Bene. Sono le 7:14, sono moltissimi i temi da toccare oggi perché sono tanti i temi sulle prime pagine dei quotidiani, molto diversi tra loro, a partire dalle elezioni in Svezia, il risultato e poi insomma le chiusure domenicali. Tra pochissimo torniamo in diretta con Davide Giacalone per appunto una serie di commenti su questi vari argomenti. Adesso la viabilità. Grazie a Vincenzo Scalas. Torniamo con Davide Giacalone a commentare i fatti principali ospitati sulle prime pagine dei giornali e ovunque, ovviamente. Parte la sfida sui negozi chiusi la domenica, il titolo che ne fa in apertura il Corriere della Sera, taglio alto, Di Maio per lo stop, no dei centri commerciali. Allora Davide, è inutile girarci intorno, qua ognuno può esprimere la propria opinione a seconda anche delle proprie abitudini, anche come dire acquirente. Allora, mi pare una boiata, la Chiesa è ovviamente d'accordo. Pierluigi Battista oggi sulla prima pagina del Corriere scrive: paradossale, ma il divieto di apertura domenicale dei negozi e dei centri commerciali creerà una nuova diseguaglianza tra due categorie di lavoratori, quelli che lavorano la domenica e quelli a cui è vietato farlo. Allora, qual è il tuo pensiero?
nessuno è costretto ad aprire la domenica e nessuno naturalmente è costretto ad andare a fare gli acquisti la domenica, questo poco ma sicuro. Quello che si introdurrebbe, se si seguissero le parole del vicepresidente Di Maio, non sarebbe una proibizione di costringere a lavorare, no, sarebbe una proibizione di lavorare la domenica. Per intere categorie non possono più lavorare la domenica. A me sembrava che l'Italia avesse bisogno di lavorare di più, non di meno, ma detto questo, però attenzione, perché se si segue la strada di Di Maio si imbocca una strada di grande innovazione, eh? Guardate che Di Maio sta preparando una grande innovazione per l'Italia, perché noi chiudiamo i negozi e compriamo la domenica, ma anche di notte, online, cioè cresce il mercato delle vendite online. Temo che lui pensi di andare in direzione opposta, ma non c'è alcun dubbio che questa sarebbe la conseguenza. Posso farti una domanda? Scusami, io ho un amico che ha un contratto per lavorare solamente il sabato e la domenica in un negozio aperto che si occupa di elettronica a Roma, Roma Est. A questo punto che succede? Se passa da questa faccenda di Di Maio, il datore di lavoro che fa? Pensi che lo immetta nel lavoro dal lunedì al venerdì? Io non credo. Assolutamente no, il tuo amico perde il posto di lavoro, coloro i quali non lo hanno solo per il fine settimana perdono una parte dei propri emolumenti, del proprio stipendio, perché perdono una parte del lavoro. È una di quelle cose che serve a dire si preservano le famiglie, naturalmente pensando che in un paese i consumi, cioè la capacità di spendere, sia totalmente indipendente e prescinda dalla capacità di lavorare e di produrre. Ci sono persone che nella propria vita effettivamente hanno fatto così, ma non è così che funziona un paese. Caro Davide, adesso torniamo in qualche modo, riparliamo di Salvini, ma non in modo diretto, perché tra le aperture, quella di Repubblica questa mattina in Svezia, cresce l'onda nera, ma i sovranisti non sfondano, i socialdemocratici restano il primo partito, l'estrema destra sfiora il 18% e appunto poi c'è Salvini, esulta. Ecco, una situazione un po' inconsueta quella della Svezia, insomma queste latitudini, diciamo che non si sente da tempo tutto ciò. Io trovo abbastanza surreale le aperture italiane, dei giornali italiani oggi sulla Svezia, perché era una specie di precotto. Il precotto era: sfondano i sovranisti, la destra xenofoba svedese che sperava di superare il 20% e di diventare il secondo partito. Beh, non ha superato il 20%, non è diventato il secondo partito, ha aumentato i voti, i socialdemocratici erano diminuiti ma rimangono il partito di maggioranza relativa, quindi l'operazione sovranista in Svezia è fallita. Dopodiché c'è l'angoscioso problema: ma adesso come lo fanno il governo e gli svedesi? Io però che negli uffici, nelle fabbriche italiane questo sia un problema palpitante, che stamattina ci si ponga sorbendo il caffè, ho qualche dubbio. Posso darvi una... faranno un governo in Svezia e noi lo guarderemo con ammirazione dall'esterno. E si giudicherà ovviamente, anche se poi generalmente la Svezia non occupa grande spazio nei nostri mezzi di informazione, anche per loro fortuna, è un paese dove si campa, direi, tutto sommato bene. Ho una parentesi sulla questione dei negozi chiusi la domenica, perché è una vita che ce ne occupiamo qui, devo dire oggi si trovano tante cose che abbiamo sempre sostenuto a RTL 102.5, ma fatemela dire, da uno che lavora di domenica da 25 anni, perché è il mio lavoro, punto, non nessuna medaglia da appuntarmi, ma solo le commesse hanno famiglia? No, perché questa domanda io continuo a pormela e lo dico con grande profondo rispetto. E figli. Ma solo loro hanno famiglia e figli? Tutti noi no, noi non contiamo un tubo. Vabbè, comunque andiamo avanti. E Davide, al volo, se proprio vuoi fare solo una battuta, se no ne riparliamo dopo, com'è la questione 8 settembre 25 aprile del Premier Conte? Perché c'è un po' di confusione. Ieri il professor Conte, parlando alla Fiera di Bari, ha detto che l'8 settembre di 75 anni fa, quindi l'8 settembre del 1943, iniziava un periodo di crescita chiamato miracolo economico. Non stiamo parlando dello stesso 8 settembre, suppongo, l'armistizio di Cassibille, la fine dello Stato, la fuga del re, l'inizio dell'occupazione nazista, una pagina peggiore della storia d'Italia. Oggi avrebbe dovuto fare l'esame di inglese, purtroppo non può farlo. Magari così una ripassatina di storia non guasterebbe, di storia patria non guasterebbe. Sì, forse ha confuso l'8 settembre col 25 aprile, mi pare evidente. Va bene, dai, ci fermiamo per i nostri sostenitori pubblicitari, a tra poco. I Dear Jack dell'Impossibile. Buongiorno a tutti da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani, Davide Giacalone con noi a commentare, leggere e commentare le prime pagine e non solo dei quotidiani. Altro tema che Davide ci tiene a sottolineare, perché è di grande importanza, anche difficile da far emergere rispetto alla questione migranti, Davide, sulle prime pagine di oggi, è il tema obbligatorietà dell'azione penale, sempre ieri, sempre con Salvini, qui a RTL 102.5.
Sì, questa è una questione diversa, che sollecita una riflessione diversa. Cioè, ieri, siccome la Lega e il ministro Salvini si sono molto lamentati di alcune scelte dei magistrati che indagano, gli abbiamo fatto osservare che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi inutile lamentarsi delle scelte che fanno gli quelli che indagano, per il semplice motivo che per legge non possono scegliere, quindi si cancelli l'obbligatorietà dell'azione penale, che è una roba che non funziona, non funzionerà mai, e allora quella critica potrebbe avere un senso. E il ministro anche in questo caso ha detto sì, è vero, infatti io sono contro la bisognerebbe cancellare l'obbligatorietà dell'azione penale. Quando l'ha detto, oltre a, ovviamente, a consentire, sono solo 25-30 anni che lo andiamo ripetendo, quello che ho pensato è, ma insomma, pensate alla destra garantista che è stata al governo, pensate alla sinistra che è stata al governo, e gli avete lasciato anche questo a Salvini da dire. Cioè, siete riusciti a passare da quei ministeri e non siete riusciti a scardinare una roba che evidentemente fa perdere tempo. Eccesso di velocità sul canal grande è un reato penale che deve essere perseguito con le stesse identiche regole e priorità dell'assassinio di una signora, diciamo, qualche canale più là. C'ha senso questo? Ovviamente no, però purtroppo l'hanno lasciato dire al ministro degli interi. Naturalmente, da adesso in poi io non posso chiedere a Salvini che domani sia cancellato, perché sarebbe insensato, però entro un mese mi aspetto il disegno di legge del governo per la cancellazione dell'obbligatorietà dell'azione penale. Siccome è un provvedimento di buon senso, magari tra un mese o l'indignato speciale o Non Stop News lo richiamiamo e gli chiediamo a che punto sta il lavoro su, appunto, la cancellazione dell'obbligatorietà dell'azione penale. L'azione penale, perché io penso che gran parte delle persone all'ascolto siano d'accordo, almeno io lo sono. Grazie naturalmente, grazie Davide, ci risentiamo domani mattina come sempre intorno a quest'ora per i commenti alle notizie di domani. A presto. Grazie a voi, buona radio a tutti. Buona giornata, 49 minuti dopo le 7 del mattino, questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero. La buona giornata vi arriva dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Allora, dopo l'assegnazione del Leone d'Oro a Venezia sono scoppiate delle polemiche, per quanto mi riguarda un po' sterili, per non dire patetiche, perché le associazioni di categoria hanno criticato la scelta di assegnare al film di Alfonso Cuarón il Leone d'Oro, prodotto da Netflix, quindi è la massima onorificenza questo premio. Del Toro, presidente della giuria, ha detto che la decisione è unanime. Allora, noi ne vogliamo parlare con Gianni Canova, che conoscete tutti benissimo, grande critico cinematografico, rettore della IULM di Milano. Canova, buona giornata, benvenuto. Buona giornata a voi. Allora, intanto certamente la prima domanda ha a che vedere con la scelta di questo premio. Dal tuo punto di vista era il film da premiare? Ma qui entriamo nell'ambito di... Io complesso non l'ho visto, perché sono arrivato a Venezia il giorno dopo, quindi è l'unico che mi manca. Okay. Tutti gli amici di cui mi fido mi dicono sia un grande film, Cuarón è un grande autore, quindi sicuramente sì. La scelta della giuria peraltro è andata a prendere anche gli altri premi, i film più interessanti di questa mostra. Io ho amato molto La Favorita di Yorgos Lanthimos, per esempio, regista greco di Lobster o del Cervo Sacro, che è una sorta di Eva contro Eva, con due cortigiane che se ne fanno di ogni per entrare nel cuore, nel letto e nei meccanismi del potere della regina Anna nella corte inglese del secolo scorso. È molto bello anche, secondo me, I sospiri di Guadagnino, che invece è stato trascurato, però qui entriamo davvero nell'ambito dei gusti personali. Come sempre è bello che sia, grazie al cielo, le mostre esistono anche per farci polemizzare se abbiamo la passione per il cinema. E poi la vicenda, questa polemica di ieri, è un po', diciamo la verità, si inserisce bene in un contesto in cui c'è grande nostalgia per il mondo di una volta, un mondo che non tornerà, perché ci sono tantissime persone che, ahi noi, al cinema non ci vanno più. Piuttosto che perderle definitivamente per il cinema, magari facciamogli vedere comunque i film. Questo sostiene il numero uno della mostra del cinema. Anche io mi iscrivo al partito di quelli che trovano surreale la polemica anti Netflix, però, professore, Parigi, per esempio, Cannes la pensa in modo diverso, ha bannato Netflix. E insomma, dov'è la verità, ammesso che ci sia? Io sono d'accordo con Guillermo del Toro, sono d'accordo con te. Cioè, la posizione di Cannes è una posizione nettamente di retroguardia, imposta un po' anche lì dalle associazioni di categoria francesi, che non tolleravano
penso che se il direttore di Cannes avesse preso i film di Netflix l'avrebbero licenziato, l'è detta fuori dai denti, insomma. È una polemica, però è provincialotta Canova sta polemica, dai, diciamoci la verità. Sì, cioè, esce fuori la solita Italietta, quella che non so, ti ricorderai l'anno scorso se la sono presa perché due anni fa, perché l'ex ministro della cultura Franceschini nominò alcuni direttori di musei italiani che non erano di origine italiana ma erano stranieri. Qua polemizziamo perché Netflix mette dei soldi per finanziare un bellissimo film di Cuarón, cioè siamo alla pazzia, dai, su. Infatti la battaglia da fare secondo me potrebbe essere quella, questa potrebbe essere davvero una battaglia realistica, per indurre Netflix a far sì che alcuni film, come dire, particolarmente artistici, selezionati nei grandi festival internazionali, avessero anche un passaggio in sala. Questa è la battaglia da fare, non per dire, perché, come dire, senza nessuna nostalgia per un mondo che è passato, resta però il fatto che vedere un film come quello di Cuarón o come La Favorita o anche come il film di Fratelli Coen, che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, su un grande schermo in una sala buia è un'esperienza emotiva più intensa che non vederlo sul proprio tablet. Detto questo, ognuno li vede come vuole. Per parte mia la battaglia che farei è quella, non eliminiamo i film prodotti da Netflix dai festival, ma portiamoli in sala, cerchiamo di indurre Netflix e gli altri operatori, perché c'è Amazon in gioco, certo. Ce ne sono altri, arriveranno altri ancora, la tendenza è quella, proviamo a indurli a negoziare anche con condizioni economiche particolari la possibilità che questi film abbiano anche un passaggio in sala. Questo non sembra un discorso ragionevole, molto molto ragionevole. Comunque ci portiamo a casa che siamo meno provinciali dei francesi. Tiè, professor Canova, grazie. Professor Gianni Canova, buon lavoro, a presto. A voi buona giornata. A voi. Don Antonio, ci sei? Don Antonio Mazzi? Sì, ci sono. Senti, devo dirti una frase che va bene anche ai francesi. Vai. Ad aiutare gli altri non ti viene mai l'ernia, capito? Ad aiutare gli altri non ti viene mai l'ernia, neanche in Francia. Questo è un riferimento a Macron e al suo aiuto che non è mai arrivato sul tema dell'immigrazione in Italia, Fulvio, forse. No? Insomma, suonava così, mettiamola in questo modo. Grazie Don Antonio Baglioni. Anche allora, perché se poi c'è bel tempo fuori, tu magari preferisci fare un giro, meno giusto? Male, meno cioè. Male. Allora parliamo proprio di tempo, di meteo, caro Pierluigi. Sì, lo facciamo ovviamente con colui il quale ha così, come dire, informazioni divine sull'argomento, ovvero con Andrea Giuliacci dal centro Epson Meteo. Andrea, buona giornata, benvenuto. Ciao, una buona giornata a tutti. Buongiorno. Senti Andrea, mi sono sempre fatto una domanda, ma te la faccio pubblicamente. Ma te e tuo papà, quando vi incontrate per pranzare, cenare insieme, di che parlate? Di tempo? Guarda, talvolta capita, anche solo per discutere della previsione, e ti dirò di più. E spesso non siamo neanche d'accordo, quindi... Vi voglio prima o poi al grande fratello VIP, tutti a Pechino e due. Express. Tutti e due, e papà. Bellissimi, che litigano sul meteo. Di tempo, ve lo dico subito. Appunto. Allora, ci sarebbe un ritorno d'estate in arrivo, insomma, se ne parla molto. Abbiamo bisogno di un tuo parere, anzi di tuoi dati in realtà. Direi che è proprio così, direi fortunati anzi coloro che sono partiti proprio in questi giorni o che stanno per partire, perché direi che hanno azzeccato il periodo giusto, perché almeno fino a giovedì le giornate in tutta Italia avranno un sapore tipicamente estivo, addirittura un po' di caldo da vera estate, soprattutto in alcune regioni, in particolare le regioni del versante tirrenico e la Sardegna, dove in diverse località si toccheranno punte di 30 gradi e oltre, quindi davvero giornate dal sapore estivo. Vi ho detto almeno fino a giovedì, perché? Perché poi invece è molto probabile che da venerdì torni a farsi sentire un tempo un pochino più autunnale. Del resto, dal punto di vista meteorologico, ve lo ricordo, siamo già in autunno, perché per noi meteorologi non bisogna aspettare il 21 di settembre per vedere l'autunno, già il primo di settembre un giorno autunnale. C'è da dire però che appunto in questi giorni di autunno ne vedremo veramente poco. Oh Andrea, anche qui un po' di saggezza popolare e di memoria, non è che ci possiamo meravigliare se 2, 3, 4 giorni settembrini sono assolutamente estivi, magari più di una settimana di agosto, è sempre accaduto, non siamo in questo caso abbastanza nella regola o sbaglio? Sì, no, direi assolutamente nulla di strano, anzi negli ultimi anni è diventato decisamente frequente assaporare queste code di estate, soprattutto nei primi giorni
di settembre, direi che oramai è diventata quasi la norma, nel senso che l'estate di anno in anno si sta mangiando sempre di più dei pezzettini di settembre, per cui sì, siamo al di sopra della norma sicuramente, ma direi che oramai nelle ultime annate queste giornate con temperature al di sopra della norma e con tempo così soleggiato e stabile sono diventate via via sempre in più frequenti. In 10 secondi, cui... Andrea, scusa, quindi possiamo posticipare il cambio di stagione? Decisamente sì, io almeno l'ho posticipato, poi vedete voi, ma direi che gli abiti leggeri ci torneranno ancora utili ancora per un po' di giornate almeno. Ecco, care signore, lasciateli lì dove sono, non fate il cambio armadi, siamo pronti. Ma chi lo fa? È presto. Grazie naturalmente, buona giornata ad Andrea Giugliacci, a presto, buon lavoro. Ciao, grazie anche a voi, buona giornata. Che tipo? Va bene, arrivano gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero con un giornale orario flash. Lie with me, 8 e 25 minuti, pronti a parlare di calcio, anche perché portiamo avanti la linea diretta di questa mattina, abbiamo chiacchierato con gli ascoltatori appunto di questa partita di stasera, ma in realtà di quanto la nazionale scaldi e appassioni ancora gli italiani. Proprio così, c'è Massimo Caputi, come già anticipato, responsabile delle pagine sportive del Messaggero, ci piace ripeterlo Massimo, soprattutto nostro amico, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Massimo. Allora, ciao. Poi parleremo del 4-3-3 di Francesco, perché si torna sempre lì alla fine, ma questo riguarda la magica, che è un'altra questione. Parliamo dell'Italia. Oggi hai fatto titolare ai tuoi, essendo responsabile sportivo delle pagine sportive del Messaggero, Italia attacco al futuro. Hai dato il compito al vostro inviato Ugo Trani di raccontare come il CT Mancini vuole più efficacia davanti e fa fuori anche Balotelli, no? Eh sì, insomma, credo che il cambio di tutti e tre i giocatori d'attacco potenzialmente sia la grande novità della partita di questa sera, anche a testimonianza, insomma, che al tecnico non è piaciuta la prova di Balotelli, ma direi che in generale a tutti noi non è un po' piaciuta la mancanza di incisività, no, da parte della nostra squadra contro la Polonia. È chiaro che anche gli attaccanti hanno bisogno del sostegno della squadra, così come la difesa, e a quel punto il centrocampo diventa uno dei nodi principali. È altrettanto vero però che si poteva e si doveva fare di più, e soprattutto nell'atteggiamento, e quell'atteggiamento di Chiesa in particolar modo ha colpito, e credo che giustamente gli venga data la chance dal primo minuto, così come a Immobile e molto probabilmente a Berardi. Massimo, c'è un altro aspetto che vorremmo sottolineare con te e che abbiamo approfondito con i nostri ascoltatori. C'è bisogno di lavorare molto sul campo, sulla tattica, ci mancherebbe, talvolta anche sulla tecnica, è incredibile quando si parla a livello di nazionali, ma insomma tant'è. Ma soprattutto ricostruire un rapporto che oggettivamente nel novembre 2017 si è spezzato fra la massa, quelli che non seguono sempre il calcio, quelli che seguivano il calcio per i grandi eventi, e la nazionale. Questo forse è il vero compito gigantesco di Roberto Mancini. Eh sì, hai detto bene, un compito gigantesco. Oltretutto quel trauma che abbiamo vissuto adesso in generale a tutti quanti noi ci fa essere critici, polemici, cioè di pretendere tutto e subito e di essere molto molto critici. Io mi rendo conto che c'è da esserlo, no? Perché è ovvio, abbiamo fallito un mondiale, non abbiamo grandissimi campioni e quindi ci sembra che gli altri siano sempre più forti di noi. Io non credo sia così. Abbiamo dei buoni giocatori, abbiamo potenzialmente la capacità di mettere una nazionale all'altezza, se non delle primissime, ma comunque di essere una squadra degna del nome che portiamo. Il problema è che adesso abbiamo un cambiamento, non solo nel tecnico ma anche in molti giocatori, non abbiamo più un blocco su cui poter contare, abbiamo tanti giocatori, però credo che per trovare la linea, per trovare la strada e per avere un po' più di consistenza, dopo gli esperimenti adesso servono più certezze, cioè bisogna puntare su degli uomini. Per se no non diventeremo mai una squadra, se ogni partita si cambiano 5 o 6 giocatori diventa difficile. Devo dire, Massimo, che insomma questa storia degli esperimenti non fa che richiamare l'attenzione sulla magica, perché anche Di Francesco gli ha stoppati gli esperimenti, fortunatamente. Spazio al turnover, ritorno al 4-3-3. Se non sbaglio, dal Chievo all'Empoli, passando per la sfida con il Real, ci aspettano una ventina di giorni belli tosti. Sarà l'occasione per rinascere?
Beh, diciamo che per quello che riguarda la Roma sono convinto anch'io che molti esperimenti siano terminati, e come un po' anche altre squadre che hanno provato, ma adesso il campionato vero inizia dalla prossima partita, perché, e quindi anche per Di Francesco non c'è più la possibilità di sbagliare, ma se vogliamo non possono sbagliare neanche le avversarie della Roma, o se vogliamo dire meglio le avversarie potenziali della Juventus, per non perdere troppo terreno. È ovvio che quando si cambia molto non è facile trovare subito la formazione giusta, anche perché alcuni giocatori che sono arrivati e sono stati acquistati, ecco, mi riferisco a Pastore in questo caso per la Roma, è ovvio che uno voglia inserirli il prima possibile, però io credo che questo non può andare a discapito della squadra. È meglio che la squadra vada avanti con le sue certezze, che chi è arrivato per ultimo cerchi di ambientarsi senza creare scompiglio. Non perché Pastore l'abbia creato, però magari all'allenatore sì. Ma magari un po' sì. Grazie davvero a Massimo Caputi, buon lavoro e a prestissimo. Ciao. Grazie anche a voi, ciao. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, 47 minuti dopo le 8 del mattino. Buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Allora, Fulvio e Giusi, permettetemi, non so che non è un argomento molto entusiasmante, ma vorrei parlare con voi, con il nostro ospite, del Partito Democratico. Chiaro? Partito Democratico. Mi sembra di conoscerlo. No, ma già sentito ieri ho visto un Martina molto caro. L'avete visto, ragazzi? Era il suo compleanno, auguri fra auguri, l'altro. Auguri, auguri Maurizio. Allora, cari colleghi, ieri alla festa dell'Unità di Ravenna un militante raggiunge Martina e gli dice, gira il video sul Corriere della Sera TV, caccia Renzi, non lo reggo più. Mentre succedeva questo a Ravenna, dall'altra parte a Firenze, patria del renzismo, Renzi parlava alla festa dell'Unità e dice: non vi libererete di me. Allora, il tema Renzi, non Renzi, Partito Democratico e i vari santini che in qualche modo vengono scomodati per la guida di questo benedetto partito sono un tema francamente che ha, insomma, a me interessa perché è molto perverso. Allora, il direttore dell'inchiesta Francesco Cancellato, vorrei che ci chiarisse l'idea: Renzi resiste e lotta insieme a noi oppure no? Tanto buongiorno a tutti. Renzi è molto difficile da far da mandare via, da eliminare dentro il contesto del Partito Democratico, da rottamare, diremmo, usando il suo linguaggio. In primo luogo perché è comunque uno dei pochi che ancora è in grado di attrarre consenso. Tenete conto che tutto il dissenso, diciamo, contro Renzi, in qualche modo molto buona parte del dissenso contro Renzi ha preso strade di altri partiti ormai, sia da un punto di vista dell'elettorato sia da un punto di vista della nomenclatura di partito. È molto difficile oggi immaginare, diciamo, un dissenso ampio nei confronti di Matteo Renzi, che rimane comunque uno dei più importanti leader del PD. Detto questo, Matteo Renzi è anche uno dei più grandi ostacoli, in qualche modo, alla capacità del PD di cambiare pelle dopo la sconfitta. Diciamo che il caso Renzi, unitamente al caso ci alleiamo o meno con il Movimento 5 Stelle o proviamo o meno a dialogare con il Movimento 5 Stelle, rimangono i due motivi di principale impasse del Partito Democratico, come se fossero due partiti diversi. Su queste due partite, diciamo, non dico equipollenti, ma quasi, comunque c'è una grossa faglia, diciamo, che frattura il Partito Democratico in questi due elementi. Il fatto che, diciamo, è il minimo storico da un punto di vista del consenso non aiuta da questo punto di vista. Francesco, io mi sono invece soffermata, perché io subito esco invece dai temi politici, mi sono soffermata sul tuo corsivo, che trovo molto interessante, perché hai scelto questa volta di concentrarti su qualche cosa di molto importante per ogni paese, nello specifico l'Italia in questo momento, cioè la scuola. La scuola, il titolo dice molto, già la scuola è la soluzione di tutti i nostri problemi, dobbiamo smettere di massacrarla. Ci racconti un po' perché hai deciso di scrivere di questo, Francesco? Prima di tutto perché ogni tot bisogna ricordarlo, a mio avviso, perché la scuola è totalmente assente dal dibattito pubblico, se non per polemiche del tutto laterali come quella dei vaccini o polemiche importanti, ma comunque non dirimenti per l'istruzione dei bambini come dei ragazzi, come quella degli insegnanti precari. Io sono convinto che veramente la soluzione di tutti i guai di questo paese passi dalla scuola. Faccio un esempio: se avessimo meno dispersione scolastica, come raccontato l'Espresso sabato, probabilmente avremmo meno marginalità in questo paese, meno disoccupazione,
meno costi sociali connessi alla marginalità. Se avessimo più laureati, probabilmente avremmo imprese più qualificate, più propense a diciamo essere globali o essere proattive e propense a rischiare sull'innovazione. Invece abbiamo la quota di manager che è laureati, che è la metà di quella della media europea. Se avessimo politiche per l'integrazione degne di questo nome, probabilmente non parleremmo di una società in cui vediamo riaffiorare in modo significativo i germi del razzismo, forse lo vedremmo molto meno e forse il problema degli stranieri, diciamo, di difficoltà di integrazione verrebbe mitigato dalla scuola. E se fossimo, avessimo una scuola più attrattiva verso l'estero, ricordiamo siamo uno dei paesi che attrae meno cervelli dall'estero oltre a esportarli, forse non parleremmo di cervelli in fuga e non parleremmo nemmeno, diciamo, di quanto, insomma, l'Italia si stia, diciamo, impaurendo per una grande invasione di stranieri. Ecco, se tra questi stranieri ci fossero dei premi Nobel, forse saremmo meno propensi a vedere l'invasione degli stranieri come un problema. A lanciare allarmi. In ultimo, credo che ci sia un tema dirimente sulla scuola, cioè che siamo l'unico paese che spende per le pensioni più di 4 volte quello che spende per la scuola. I paesi europei a noi simili, con una struttura demografica simile, spendono per le pensioni meno di 3 volte quello che spendono per la scuola. Su questo rapporto noi dobbiamo farci una riflessione, perché è evidente, diciamo, l'autobiografia di un paese che remunera il suo passato ma non investe minimamente sul suo futuro. Questo è un bel dato, è una bellissima cifra che ci freghiamo dalla tua chiacchierata e riutilizzeremo. Francesco, prima di chiudere, un tema hot, non ti illudere, parliamo di domeniche con i negozi chiusi. No, niente di... però è un tema, se ce n'è uno caldo in questa fase, in queste ore, è questo. Dubbio. Questo ci riporta alla politica, infatti. Mi avevi illuso, Fulvio. L'ho detto subito, non vi illudere. Io ho una sensazione molto politica. Le parole ieri molto pesanti di Di Maio sono un modo, ricordiamo che il disegno di legge più duro in tema è leghista, e a firma leghista, è un modo per ritrovare uno spazio, per cercare di farsi rivedere e, insomma, far capolino rispetto a un Salvini piglia tutto. Sbaglio? Non sbagliate, non è un'analisi sbagliata, mi sento di condividerla. Il tema reale è che Di Maio ciclicamente ha bisogno di, diciamo, provvedimenti simbolici e a costo zero, aggiungo, per recuperare, diciamo, in qualche modo visibilità e presa sul suo elettorato, altrimenti sembra veramente un governo Salvini in cui il Movimento 5 Stelle, che pure ha il 32% dei consensi, gioca il ruolo del nuovo centrodestra di Alfano nel governo Renzi. La sensazione, per l'appunto, è che sia la ricerca disperata di provvedimenti a costo zero, di misure simboliche, in qualche modo draconiane, perché quelle che il Movimento 5 Stelle in qualche modo ha posto come sue cavalli di battaglia, dal reddito di cittadinanza a quota 100 sulle pensioni, sino al taglio delle pensioni d'oro, sono molto difficili da raggiungere e molto costosi. Quindi, da un certo punto di vista, un giorno è l'Expo 20, un giorno è la multa alle imprese che delocalizzano dopo aver ricevuto gli aiuti di Stato, un giorno dopo è riaprire il dossier ILVA per poi chiuderlo più o meno uguale a come la facendo Calenda. E le domeniche molto 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 popolari. Ne riparleremo anche con Francesco Cancellato, direttore dell'Inchiesta. Grazie, buongiorno, ciao. A voi, grazie mille.